Ferrovie dello Stato Italiane è la più grande azienda del paese. Ogni giorno circa 73.000 ferrovieri contribuiscono a far viaggiare circa 8.000 treni e a gestire una rete di 16.700 km su cui viaggiano ogni anno circa 600 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci. L'innovazione tecnologica e la sicurezza sono il carattere distintivo del gruppo FS Italiane, sempre in prima linea nel processo di modernizzazione del paese, mediante un percorso di sviluppo nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane prevede di investire dal 2011 al 2015 27 miliardi di euro, 17 miliardi destinati alla rete convenzionale, 3 miliardi e 500 milioni per strutturare il complesso della rete ad alta velocità, 6 miliardi investiti per migliorare i servizi di trasporto e 600 milioni di euro per la realizzazione dei servizi complementari. Un ruolo chiave nel gruppo FS Italiane è svolto dalla Rete Ferroviaria Italiana, RFI, che garantisce la sicurezza della circolazione ferroviaria sull'intera rete, sviluppa tecnologia dei sistemi e dei materiali e assicura il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria e da Trenitalia, che gestisce le attività di trasporto passeggeri e di logistica. Il gruppo FS Italiane costituisce un volano per l'intera economia nazionale, creando importanti sinergie con le piccole e grandi aziende che operano sul territorio. A Bari e provincia, Mermec, Eletec e Alstom rappresentano delle vere e proprie eccellenze nel campo dell'innovazione tecnologica nel settore ferroviario. Il gruppo industriale Alstom, con radici in Francia, è leader nella produzione e la trasmissione di energia e nel trasporto ferroviario. Ha 93.000 dipendenti in 100 paesi del mondo ed è presente in Italia dal 1998. Il gruppo, che ha raccolto l'eredità di nomi storici dell'industria italiana, ha 13 sedi sul territorio nazionale e occupa 3.500 dipendenti. Tra i progetti più recenti a livello nazionale, i nuovi treni regionali per le Ferrovie dello Stato. Tra i suoi siti italiani, quello nella zona industriale di Bari è una delle menti progettuali del gruppo, essendo centro di ricerca e di sviluppo per il segnalamento ferroviario. Imminente l'attivazione dell'apparato centrale computerizzato multistazione, che consentirà a Ferrotranviaria di collegare l'aeroporto di Bari alla stazione centrale. A Bari ha sede la Eletec, specializzata in soluzioni tecnologiche altamente innovative, destinate principalmente al settore ferroviario in ambito sicurezza e diagnostica. Il costante incremento dell'attività, attraverso un continuo investimento nell'ambito della ricerca e sviluppo, ha consentito alla Eletec di diventare un punto di riferimento nel settore dei trasporti e della difesa. Tra i suoi progetti innovativi, quello del colonnino SOS per l'emergenza in galleria, omologato dalle Ferrovie dello Stato, il primo installato nelle gallerie ferroviarie delle linee ad alta velocità. Una novità su scala mondiale è il sistema PADIS, una soluzione di diagnostica automatica dei pantografi per i treni in corsa ad alta velocità basata sulla tecnologia laser. Degno di nota è anche il sistema Web Radio, per la diffusione della internet radio del gruppo FS nelle stazioni ferroviarie, installato in tutta Italia. Una espressione vincente dell'industria pugliese è la Mermec, l'azienda di monopoli che si è aggiudicata la gestione elettronica della metro di Londra, la rete interrata più lunga del mondo dopo quella di Shanghai. Con un raggio laser installato sotto le vetture, sarà in grado di controllare lo stato della strada ferrata. L'ennesimo grande traguardo raggiunto da quella che è l'unica azienda nel panorama internazionale in grado di progettare e produrre i veicoli e realizzare il software interamente e attraverso un processo certificato di qualità. Mermec investe il 10% del fatturato annuo in ricerca e innovazione. In Italia, per le aziende del gruppo FS Italiane, la Mermec è fornitrice delle tecnologie di segnalamento di tipo ETCS, SCMT e SSC, della flotta di veicoli diagnostici utilizzati per l'ispezione ed il controllo delle reti convenzionali e ad alta velocità, treni Archimede, Diamante, Caronte, delle tecnologie diagnostiche di terra per l'ispezione e il controllo dei treni in transito, portali multifunzione, della piattaforma software InfraManager, usata per la manutenzione predittiva e la pianificazione ottimizzata degli interventi di manutenzione e il rinnovo della rete nazionale. Nel 2012 è stato assegnato alla Mermec il Photonic Prism Award, che premia l'eccellenza nella tecnologia ottica e fotonica per T-Sight 5000, un rivoluzionario sistema di ispezione delle gallerie ferroviarie. Tre aziende pugliesi di grande prestigio con imprenditori che muovono il mercato sino al limite dell'impossibile per dare prestigio ad una regione che si distingue per efficienza. Le imprese sentono l'appartenenza ad una terra che comprende il territorio barese e la sesta provincia, la BAT. Formule vincenti che Confindustria Bari e BAT ha scelto di raccontare col progetto Viaggio nell'impresa.
Fiore all'occhiello della tecnologia di RFI in Puglia è la sala comando e controllo di Bari La Masinata, che gestisce, garantendo il controllo integrato della circolazione, 83 stazioni e fermate dislocate lungo i 610 km di linea dal capoluogo pugliese a Castel Bolognese. 40 laboratori server, 30 postazioni operatori e un quadro sinottico a videoproiezione gestiscono in tempo reale tutti gli itinerari dei treni che circolano sulla linea della direttrice adriatica. Nel settore del trasporto intermodale delle merci, il gruppo FS Italiana è presente a Bari dal 1980, dove è in funzione lo scalo merci Parco Ferruccio. Attualmente il terminal opera nelle grandi aree industriali del nord e dell'est Europa. È dotato di 3 mezzi per il sollevamento dei container e di 3 binari lunghi circa 550 metri, sui quali si ricevono una media di 4 coppie di treni al giorno. Nel capoluogo pugliese è in funzione anche l'impianto di formazione treni di Trenitalia, IFT, dedicato alla manutenzione e alla pulizia dei convogli regionali e a lunga percorrenza. 100.000 metri quadri di estensione, circa 100 addetti tra manutenzione, manovra e attività di pulizia, 2 capannoni industriali per la manutenzione e 10 binari plateati per la gestione nel rispetto ambientale delle attività di pulizia. Sono complessivamente 20.000 i posti offerti ogni giorno in Puglia sui 46 treni a lunga percorrenza, di cui 24 frecce, 6 intercity notte e 16 intercity, che collegano quotidianamente la nostra regione con Milano, Venezia, Roma, Bologna e Torino, e 50.000 i pendolari pugliesi che ogni giorno viaggiano a bordo dei treni regionali.